Vent'anni nei nostri torrenti avremo visto più acqua che negli anni 70, perché in estate i ghiacciai hanno perso volume e hanno rilasciato più acqua di quella che normalmente, se il ghiacciaio è in avanzata vuol dire che è freddo, accumula massa e rilascia meno acqua. Quindi al di là sono importantissimi a livello di arto, facciamo anche il monitoraggio, perché capita anche l'anno scorso che in accordo con i grossi concessionari idroelettrici di notte rilasciavano delle acque perché c'era per le risaie in pianura. Questa è la bella vita che ho fatto. Il sottoscritto era Vito Vincenzo, nato a Chiara Montepulfe, da allora provincia di Siracusa. Figlio di Fu, salvatore, curiere e salvatrice. Chi lassa 31 marzo 1899 e per sventura domiciliato in via Tommaso Chiave. La sua vita fu molto maltrattata, molto travagliata, molto disprezzata. Il padre morì a 40 anni e mia madre restò vedova a 38 anni. E restò vedova con 7 figlie, 4 maschi e 3 femmine. E senza pensare più alla bella vita che avesse fatto una donna con il marito, solo pensava che aveva le 7 figlie da campare e per dareci a mangiare. Il più grande di queste 7 figlie si chiamava Giovanni, ma Giovanni di questa numerosa famiglia non ne voleva sapere. Quando andava a lavorare, i pochi soldi che guadagnava non bastavano neanche per lui. Quindi mia madre era completamente avvilita. Mio padre, in quegli tempi miserabili, per campare 7 figlie con il tanto lavoro, ne morì con una polmenite, per non andare a rubare e per volere camminare onestamente.